post 2019. Siamo nel regno della pasticceria, siamo allo stand del Luxury Pastry in the World di Igino Massari e abbiamo incontrato un grandissimo pasticciere, Alfonso Pepe. Alfonso, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'intervista. Queste sono cose belle che noi facciamo e abbiamo creato qualcosa qua che è il nostro babà. Esattamente quello che stiamo mostrando. Io ti ho tolto il microfono perché ho detto no, voglio dirlo io che questo è un babà, perché in realtà, se appunto riusciamo a mostrarlo così, appare quasi come un'arancia. È fatto all'arancia, però il babà normalmente noi lo sappiamo che forma ha. Il babà ha una forma lunga e lo mangi. Qui abbiamo creato un babà all'interno tondo e poi l'abbiamo fatto con all'arancia e la glassatura con latte cotto. Qui di crema particolare non ce ne sono. Tu naturalmente, come al solito, lo firmi Pepe, il tuo cognome, e con questa piccola foglia di cioccolato. Eh sì, ma serve perché lì c'è il nostro marchio. Abbiamo un coltello, Giuseppe? Io voglio mostrare cosa c'è qui all'interno a tutti loro. Allora, qui dentro che c'è? Vediamo cosa c'è. Ecco, è morbidissimo. Io vi racconto cosa sta accadendo nel piatto. È morbidissimo. Ecco qui. All'interno c'è un babà, una copertura di... che cos'è? Crema? Allora, l'arancia? All'interno c'è il babà, l'arancia, proprio come si fa il babà, e viene inzuppato. E poi su uno stampo viene messo latte cotto, si fa raffreddare e poi lo glassiamo. Glassate con gelatina all'arancia, è assolutamente perfetto. Io mi permetto di mostrarlo in primissimo piano alla telecamera. Vediamo se riusciamo a vedere proprio, ecco qui, in sezione, questo dolce. Ah, che opera d'arte, Alfonso, e che profumo! Voi non potete percepirlo dall'altra parte perché appunto l'audio-video non prevede anche l'olfatto, però il profumo è intensissimo. Ma nell'importanza che, e tu lo sai, quando si fa questo dolce deve essere fatto calibrato, perché se metti troppo babà o troppo bagno, invece noi li facciamo tutti calibrati, quando uno se le mangia è con piacere. E allora io avrò il piacere di provarlo per voi. Alfonso, grazie per la collaborazione, grazie per essere stato qui con noi e alla prossima. Alla prossima. Grazie mille. Ciao.